dopo la lezione del Covid-19 in Lombardia, urgente una profonda revisione del servizio sanitario. La regione dà invece solo le risposte di facciata. Cominciamo con gli interventi e do la parola a Cimino Di Brescia. Voglio ringraziare gli organizzatori per avermi invitato ad aprire questa manifestazione che è dedicata alla presentazione del documento elaborato dal Comitato Lombardo di Vigor 32, su quali dovrebbero essere i principi che dovrebbero ispirare la riforma della legge Maroni. Io parlo a nome della rete Non sta andando tutto bene, che si è costituita fresca durante la prima fase della pandemia e tuttora sta lavorando, che comprende circa una quarantina tra associazioni, sindacati, soprattutto di base, alcuni movimenti politici. E in questa fase, in questi due anni di attività, abbiamo lavorato cercando di realizzare dei documenti riguardanti la pandemia, abbiamo fatto numerosi presidi davanti agli ospedali pubblici e anche privati, abbiamo fatto dei convegni via web usando le disposizioni anti-Covid, abbiamo partecipato all'attività di raccolta di firme contro le leggi sui vaccini. E anche a chi non lo avesse ancora fatto, ricordiamo che è presente un banchetto dove è possibile apporre la propria firma contro i brevetti dei vaccini da presentare alla Comunità Europea. E abbiamo fatto anche alcuni interventi con l'esecuzione di tamponi rapidi per la popolazione. E non sta andando tutto bene perché nonostante le quotidiane assicurazioni, soprattutto nelle fasi iniziali, del Presidente della Regione e del suo Assessore al Welfare Gallera, è apparso chiaro che le cose non stessero andando tutto bene. Le degenze, le rianimazioni degli ospedali pubblici erano piene, interventi nei reparti di chirurgia o altro erano in qualche modo rinviati, negli ospedali pubblici tutte le attività ambulatoriali venivano sospese. Nella prima fase c'era stata una carenza dei dispositivi di protezione individuale. Mi apri il tuo computer, le posso raccogliere a procurarseli da soli, andarli a comprare da soli, e il personale della casa di cura venivano invitati a non mettere le mascherine per non far preoccupare i pazienti. La risposta a livello territoriale era praticamente assente, non esistevano le USCHE e strutture private sono intervenute tardivamente in modo parziale, basta ricordare che loro le attività routinarie non le hanno sospese, che le attività ambulatoriali non le hanno sospese. E numerosi che sono stati gli inviti e diciamo le pressioni nel Bresciano e nel Bergamasco, soprattutto a livello di Confindustria, per tenere aperte tutte le attività produttive. Anche se vi erano fabbriche che producevano bulloni, utensili, cuscinetti, veniva richiesta alla prefettura di essere esentati dalla chiusura perché producevano del materiale essenziale. In pratica i bulloni potevano servire forse alle industrie alimentari se veniva si rompeva una macchina, e visto che la prefettura controlli non le faceva, le attività produttive sono rimaste aperte,
tranne in 4-5 fabbriche che sono state chiuse perché si erano ammalati tutti gli operai, e tranne in 2 fabbriche dove gli operai si sono astenuti spontaneamente dal lavoro. Proprio possiamo dire che non stava andando tutto bene. E che non stava andando tutto bene ce lo dicono i numeri drammatici di questa pandemia da Covid. Ce lo dicono i dati della Lombardia, che voi conoscete bene, quasi 880.000 pazienti affetti da Covid e 34.000 morti. Ma soprattutto colpite le province di Brescia e di Bergamo, Brescia 110.000 pazienti affetti da Covid, a Bergamo oltre 50.000, e sia a Brescia che a Bergamo ci sono avuti oltre 4.000 decessi per Covid. Tutti noi, penso, abbiamo avuto conoscenti, parenti, amici che sono stati ricoverati per Covid o addirittura sono morti durante questa pandemia. La domanda che ci siamo posti, come non sta andando tutto bene, è come sia stata possibile che potesse succedere tutto questo in una regione che si è sempre vantata per l'eccellenza del suo sistema sanitario. Ve lo dicono in tutte le salse, in TV, sui giornali, Lombardia è un'eccellenza sanitaria. Ma questa eccellenza esiste davvero e da che cosa deriva? Una prima osservazione da fare è che sicuramente non deriva da una corretta e onesta gestione della sanità. Basta ricordare i vari scandali legati alle tangenti, alle truffe, alle malversazioni e ai controlli del servizio sanitario regionale, in cui sono stati implicati numerosi direttori generali e numerosi funzionari regionali. Basta ricordare le mazzette trovate nel congelatore del presidente della commissione terza della sanità, leghista. Basta non scordare la condanna per tangenti del celeste Formigoni, gli scandali che hanno colpito i grandi gruppi privati, non c'è nessuno che non sia stato coinvolto in qualche scandalo. Basta non dimenticare i camici del cognato del presidente Fontana e i soldi svizzeri del presidente Fontana. Potremmo andare avanti. Quello che c'è da dire è che purtroppo i lombardi hanno una memoria corta. Di tutti questi fatti tendono a dimenticarsene, tendono a non prenderli in considerazione. Ma noi sicuramente possiamo dire che l'eccellenza del servizio sanitario regionale lombardo non può derivare dall'onestà dei suoi amministratori. Allora, se non è l'onestà degli amministratori, da dove deriva questa eccellenza? Deriva forse dall'ambito sanitario? Dobbiamo considerare che il disastro della gestione della pandemia da virus Covid-2 ha messo allo scoperto i bluff di questa eccellenza lombarda. I dati lombardi sono i peggiori di tutti i dati, per cui qualcosa sicuramente non è andato, ce l'hanno ricordato il numero dei pazienti infettati, dei pazienti deceduti. Ce lo ricorda la riduzione dell'aspettanza di vita di oltre 4 anni nella provincia di Bergamo, di oltre 2 anni e mezzo dopo l'aspettanza di vita nella provincia di Brescia. Numeri che sono unici in Italia e sono sicuramente in gran parte legati a una gestione catastrofica da parte delle istituzioni di questa emergenza. La magistratura dovrà anche dirci se oltre ad essere stata catastrofica sia stata anche criminale. Per questo bisogna aspettare sicuramente la magistratura. Ma sicuramente questo disastro deriva non soltanto da non aver saputo affrontare l'emergenza, deriva proprio da come era stata strutturata il servizio sanitario regionale.
dai vari tagli che il Servizio Sanitario Regionale nella sua parte pubblica, nella parte territoriale, aveva negli anni dovuto affrontare. Inutile ricordare l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino. Ma la salute, come viene declinata dall'OMS, non è semplicemente un'assenza dello stato di malattia o di infermità, ma in realtà è uno stato che deve garantire il completo benessere fisico, mentale, sociale della persona, e per cui dipende sì dalla sanità, ma dipende anche dal diritto alla casa, dal diritto al lavoro, dal diritto all'istruzione, agli spazi di socializzazione. In tutta Europa il neoliberismo e le politiche di austerità hanno aumentato grandemente le disuguaglianze. L'1% della popolazione mondiale contiene, dal punto di vista economico, quello che ha il rimanente 99%, dico, le disuguaglianze per cui sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. E sicuramente questi tagli hanno colpito l'assistenza sanitaria, determinandone un peggioramento di accessibilità ai servizi e la qualità dei risultati di salute. Questo è avvenuto in tutta Italia, i tagli sono stati fatti dai governi di centrodestra, dai governi di centrosinistra. Ma questo è stato particolarmente palese in Lombardia, a partire dalla legge del 1977, la legge 31 di Formigoni, che equiparava gli ospedali pubblici e gli ospedali privati. Nominalmente questa parificazione avveniva per garantire una maggior libertà di scelta ai cittadini, ma in realtà è servita a dare il via alla privatizzazione della sanità lombarda. Privatizzazione che è proseguita negli anni, soprattutto con numerosi decreti di giunta, per cui non passati neanche all'esame dell'Aula, all'esame dell'opposizione, proseguite con la legge Maroni, la legge 23, legge sperimentale che è in corso di revisione, su questo torneremo sicuramente, istituiva le famose ATS, le famose ASST, col decreto sempre di giunta regionale per la gestione dei pazienti cronici, affidati a dei gestori che potevano seguire ben 300.000 persone affette da patologie. Il fallimento di questa riforma se ne potrà tornare a discutere. In tutti questi atti sono completamente assenti la programmazione, la prevenzione, il coinvolgimento dei territori, dei bisogni dei territori, la tutela dell'ambiente. Non si parla più di salute in nessun tipo di decreto. La salute è stata trasformata in una merce e conta solo quello che può avere un valore economico. I territori sono stati depotenziati, e non soltanto per quanto riguarda il ruolo, il numero dei medici di medicina generale, ma anche privatizzando, indebolendo o addirittura eliminando numerosi servizi. Ricordiamo gli distretti, ricordiamo il consultorio, i dati privati, i servizi psichiatrici, i CERT, il NOA, i servizi per i disabili, l'ADI. È stato sempre un colpo dato alla medicina territoriale. Se questa medicina territoriale esisteva ai tempi del Covid, fosse esistita ai tempi del Covid, probabilmente la risposta sarebbe stata diversa. Anche gli ospedali pubblici, dove è stato ridotto il personale dedicato all'assistenza, ai posti letto, al favore del privato, sono stati trasformati in azienda,
diretti dai direttori generali di nomina strettamente politica, anche potremmo dire partitica. Il direttore generale sappiamo a che partito va a capo, e in questa missione anche questi direttori generali debbono rispondere alla regione semplicemente per il raggiungimento degli obiettivi di budget, obiettivi di budget che per lo più sono esclusivamente economici e non fanno riferimento alla qualità dell'assistenza erogata. A lucrarne sono state le strutture private che spesso sono dedicate ad assicurare le prestazioni che sono più retribuite, proprio dal concetto di salute come merito. Io faccio sempre l'esempio di Brescia. A Brescia esiste, io ero diabetologo, adesso in pensione, esiste una diabetologia. Se andiamo a contare nei privati, diabetologie non esistono, però in compenso ci sono private nella città di Brescia, 6 ortopedie, 4 cardiochirurgie, 6 chirurgie e così via, per cui dove ci sono sicuramente gli interventi che vengono maggiormente retribuiti dal sistema sanitario. Non a caso il 50% del budget sanitario lombardo, budget che viene costruito con le tasse che pagano tutti i cittadini, è oramai appannaggio delle strutture private. Il pubblico rimangono i costi, sì, e ai privati i proventi. Abbiamo già accennato al fatto che è in corso la revisione della legge Maroni, la legge 23, come è stato richiesto anche dall'Agenzia Nazionale che controlla i sistemi regionali. Ma sembrerebbe dalle prime bozze elaborate dall'assessore Moratti che la regione Lombardia non abbia imparato nulla dalla cattiva gestione dell'emergenza Covid. Non accoglie nemmeno le osservazioni fatte dall'agenzia, peggiora il sistema fuori controllo, manca completamente programmazione, prevenzione, partecipazione di territori, permane un'organizzazione ospedalocentrica e chiede ai privati anche il territorio, vuole assegnare ai privati anche il territorio facendoli partecipare alla gestione e organizzazione della casa e della comunità e gli ospedali di comunità. Accoglie la sanità integrativa. Questo è tutto. Secondo eminenti scienziati, i cambiamenti climatici, l'inquinamento ambientale, le diseguaglianze sociali sempre più diffuse ci esporranno nei prossimi anni al rischio di nuove e più gravi pandemie. Allora non è andata tutta bene con la prima, non sta andando bene adesso, se si prosegue con questa strada non andrà bene neanche in futuro. Si potrà cambiare qualcosa? Forse sì, solo se davvero avremo la forza e la capacità di creare un movimento più ampio possibile che sigla e ricomincia a lottare per una sanità che sia pubblica, laica, universale e gratuita. Con questo finisco. Grazie. Di tecnico. Adesso già alcune cose sono state dette, però volevamo entrare di più nel merito rispetto al che fare, perché è certamente importante quello di fare la critica della situazione, però non possiamo limitarci a questo, noi dobbiamo dire come usciamo fuori da questa situazione. È sicuramente molto difficile, giusto quello della privatizzazione. Adesso interviene Angelo Barbato e raccoglie un po' i nodi principali
sui quali noi abbiamo lavorato come associazioni e come coordinamento. Ringrazio. Grazie a tutte e tutti. Io mi chiamo Angelo Corbato, sono presidente del Forum Nazionale Diritto alla Salute, sono medico e sono ricercatore all'Istituto Mario Negri di Milano. Io vi presenterò in poche parole quelle che sono le proposte per un cambiamento radicale e possibile della sanità in Lombardia, che sono frutto della elaborazione comune di una serie di associazioni, di esperti di sanità pubblica, di cittadini, di comitati che si battono per la salute pubblica nella nostra regione. È frutto di un lavoro comune e voi trovate in questo documento che è qui in distribuzione. Questo per dire che noi non ci limitiamo alla denuncia di quello che succede. Denunce ne sono state fatte tante. Noi diciamo che bisogna andare alla radice ora, e si può fare e si deve fare, perché la legge sciagurata che regola la sanità in Lombardia è scaduta e deve essere rivista e rinnovata, e noi diciamo che deve essere radicalmente rinnovata. Siccome è questo lavoro che io sui frutti vi presento è frutto di un lavoro di competenti, di persone tecnicamente qualificate, ma anche di cittadini, di operatori sanitari che vivono ogni giorno i problemi della sanità. Quindi è frutto di un lavoro in cui c'è l'esperienza, c'è la competenza, ma c'è anche la partecipazione di chi vive i problemi sulla propria pelle, sia dal punto di vista di chi lavora nei servizi sanitari, sia dal punto di vista di chi si serve nei servizi sanitari. Quindi è un lavoro che è stato fatto a tutto campo, è un lavoro che noi riteniamo sia qualificato, tecnicamente valido, sono proposte che sono possibili e sono praticabili, si può fare e si deve fare. A chi è rivolto questo? Noi lo rivolgiamo ovviamente alle forze politiche che dicono di volere cambiare la sanità in Lombardia, che siano rappresentate o no al Consiglio regionale. Benissimo, noi diciamo qui c'è un pacchetto di proposte, ma lo diciamo ai cittadini, ai sindacati, alle forze sociali e alla società civile, in maniera tale che tutti possano essere coinvolti nella diffusione di queste proposte. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di questo. Prima di tutto noi vogliamo una sanità in Lombardia fondata sul governo pubblico, sanità pubblica governata dai poteri pubblici. Vogliamo che questo governo pubblico si realizzi attraverso la programmazione sanitaria a livello regionale e a livello territoriale, attraverso il piano sociosanitario regionale e il piano sociosanitario territoriale. Fondati su che cosa? Fondati su obiettivi di salute che i servizi devono avere. I servizi devono avere l'obiettivo di produrre salute. Si premia la salute, non la malattia. Non vogliamo una moltiplicazione di prestazioni pagate singolarmente, ma vogliamo obiettivi di salute a livello regionale e a livello territoriale. Il piano regionale deve essere sociosanitario, deve essere fatto a livello regionale ed è basato su evidenze epidemiologiche, sulle condizioni di salute della popolazione che devono essere periodicamente rilevate e sulla individuazione dei problemi più importanti per la sanità pubblica, non per il profitto dei privati o la moltiplicazione delle prestazioni anche dei servizi pubblici. Obiettivi di salute definiti a livello regionale, ma definiti anche a livello territoriale, dalle agenzie sanitarie territoriali, quelle che in Lombardia si chiamano ASST, che devono avere la responsabilità
della gestione del controllo dei servizi territoriali, tutti i servizi ospedalieri, i servizi che si trovano sul territorio, i privati devono rispondere alle agenzie pubbliche, che devono essere controllati e coordinati dalle agenzie pubbliche, e la programmazione sociosanitaria territoriale si deve fare con la partecipazione dei cittadini. C'è una cosa importante, qui ora ci sono elezioni amministrative, molti comuni vanno al voto, tra cui Milano, Varese, Gallarate, Busto Arsizio e altri comuni nella nostra regione. Bene, noi diciamo che i comuni e i sindaci, quindi i comuni e i consigli comunali, devono partecipare alla programmazione dei servizi sociosanitari territoriali, definendo gli obiettivi e controllandone il funzionamento. E chiediamo che i comuni istituiscano consulte popolari per la salute come strumento di partecipazione dei cittadini, che devono entrare nel merito delle scelte che vengono fatte. Perché lì si deve fare un ospedale in questo modo? Perché bisogna aprire uno? Perché bisogna chiudere un altro se bisogna chiuderlo? Perché quell'ambulatorio deve funzionare in un certo modo? Tutto questo si deve realizzare attraverso la costituzione di distretti territoriali in cui tutti i servizi territoriali vengono coordinati. I medici di medicina generale devono lavorare in un gruppo, in forma associata, devono lavorare nell'ambito delle case della salute, non nei loro studi separati, aperti tre ore un giorno sì, un giorno no, ma attraverso servizi territoriali che siano aperti almeno 12 ore al giorno, che possano fornire anche prestazioni di emergenza, che non, per evitare che la gente vada ad affollare il pronto soccorso aspettando 8 ore per una visita, e dove lavorano insieme i servizi sanitari e i servizi sociali. Perché molti problemi di salute hanno determinanti sociali. Noi abbiamo a Milano decine e decine di migliaia di anziani che hanno problemi di salute, ma che hanno anche problemi di isolamento, di difficoltà a gestire la vita quotidiana, e hanno bisogno di essere sostenuti. Non solo hanno bisogno di visite e di medicine, ma anche di sostegno, di supporto e di processi che facilitino l'inclusione sociale. Quindi servizi territoriali, tutto il territorio della Lombardia è diviso in distretti, nei distretti ci stanno le case della salute, gli ospedali di comunità, piccoli punti ospedalieri con un piccolo numero di letti, dove le persone possano stare per un periodo più o meno breve per situazioni che non richiedono, non rendono necessario il ricovero nei grandi ospedali che hanno una funzione specialistica. Questi servizi devono coordinare le attività di prevenzione, tutta la prevenzione a livello territoriale, degli stili di vita, prevenzione sui luoghi di lavoro, nelle scuole, prevenzione, cure primarie, medicina di base e servizi specialistici, tutti coordinati sul territorio. Territori che siano territori relativamente piccoli, 50-100.000 abitanti al massimo, e che siano corrispondenti ai municipi, ai comuni, eccetera. Questo è quindi un piano di programmazione. La programmazione si fa a livello regionale, ma si deve fare anche a livello locale, a livello territoriale. E i cittadini devono essere informati sulle condizioni di salute della popolazione, su quali sono le malattie più importanti che decorso hanno e quali sono le risorse che servono per curare. Questi dati devono essere pubblici, devono essere trasparenti, e trasparenti devono essere anche gli obiettivi assegnati ai dirigenti dei servizi sanitari, che, ripeto, devono essere obiettivi di salute. Io sono direttore di un'azienda sociosanitaria territoriale, non mi interessa che tu faccia 10.000 TAC o 20.000 elettrocardiogrammi. A me interessa che tu mi dimostri che gli anziani, per esempio, che stanno nel tuo territorio, hanno buone condizioni di salute e vengono regolarmente seguiti. Questo è il tuo obiettivo. E questo, in base a questo, io ti premio o ti punisco. Premio se fai bene e
do delle, tolgo qualcosa se tu fai le cose male. Quindi un sistema premiale. Ora, i privati devono svolgere la loro attività nell'ambito della programmazione territoriale, sulla base degli obiettivi che il servizio pubblico ha stabilito, non sulla base di quello che decidono di fare loro. Devono adeguarsi a quelle che sono le esigenze della popolazione, che devono essere coordinati. Così io mi sento di gridare. Allora, devono essere coordinati. I privati devono fare con la regione dei contratti di fornitura in cui si specifica quello che loro devono fornire e devono erogare. Contratti che devono essere verificati, che possono anche essere sospesi o modificati. In Lombardia il 40% delle prestazioni viene da servizi privati. A questo punto noi diciamo che è assolutamente inutile accreditare altri servizi privati. Gli accreditamenti devono essere sospesi facendo una revisione graduale della programmazione territoriale. Vi faccio, tenete presente che ora si sta costruendo, per esempio, nell'area ex Expo, un ospedale privato di alcune centinaia di posti letto che toglierà sicuramente utenza, per esempio, all'ospedale San Carlo al Sacco, e nessuno ha deciso di farlo lì. Semplicemente il privato ha deciso di farlo, la regione gli ha detto fatelo. Nessuno ha detto lì ci serve un nuovo ospedale. E noi vogliamo scelte di programmazione che siano trasparenti. Mi soffermo molto brevemente su alcune cose. Liste d'attesa. Sappiamo qual è il problema delle liste d'attesa e sappiamo che la regione vuole risolvere il problema delle liste d'attesa dicendo ai cittadini se c'è una lista d'attesa troppo lunga, se è una visita turistica devi farla tra un anno, c'è la libera professione intramuraria, i medici che lavorano negli ospedali, negli ambulatori che fanno una libera professione, e se tu paghi o fa la visita te la facciamo domani. Allora noi diciamo questo, le liste d'attesa devono essere pubbliche coordinate, i privati devono mettere a disposizione le loro liste d'attesa, che devono essere, quindi bisogna integrare le liste d'attesa dei servizi privati e dei servizi pubblici, deve essere quindi un'unica possibilità per il cittadino di accedere e di verificare qual è la situazione della lista d'attesa, non si deve fare libera professione se le liste d'attesa sono troppo lunghe. Prima io riduco la lista d'attesa, in termini ragionevoli, e poi chi vuole va dal privato, ma non che uno vada dal privato perché è costretto, perché la lista d'attesa è troppo lunga. Quindi questo richiede, anche questo, una questione coordinata, e richiede questo, quello che noi chiamiamo, con la parola che ho detto all'inizio, governo pubblico, trasparente, sottoposto alle verifiche da parte dei cittadini. I comuni devono dare il loro parere sui piani sociosanitari territoriali. Noi abbiamo preparato anche delle domande che sono lì, c'è un volantino che le illustra, e noi chiediamo ai cittadini, ai comitati, alle forze sindacali territoriali di porre questi problemi ai candidati sindaci. Chiedere ai candidati sindaci a Varese, a Milano, a Callarate, a Busto Arsizio, a Treviglio, a Nerviano. Allora, tu sindaco intendi rivendicare il potere di controllare, verificare, contribuire ai piani sociosanitari territoriali? E io sono, guardate, io ho avuto un'esperienza amministrativa, io sono stato anche consigliere di zona a Milano, qualche anno fa, ma la ASL che cosa faceva? Un giorno prima della scadenza mandava il documento al comune e il comune diceva sì va bene. Questo era tutto, no signore, ci deve essere un processo in cui si decide quali sono gli obiettivi, si decide quali servizi devono essere potenziati e quali devono essere cambiati o modificati. E noi abbiamo preparato un elenco di domande che sono lì, chi vuole le può prendere, da porre a tutti i sindaci. E noi ora intendiamo porle a tutti i sindaci che andranno al voto, i candidati sindaci, che vanno al voto nei comuni della Lombardia che hanno più di 15.000 abitanti.
chiediamo a tutti di fare, chiunque lo può fare, un comitato, un'associazione, un'organizzazione, non c'è bisogno di essere grandi, grandi te, sono delle domande semplici e chiare. Non mi dilungo, si vuole approfondire, c'è questo documento che noi abbiamo qui, principi fondamentali per una nuova legge sanitaria della Lombardia. Vi prego, leggetelo, e vi prego di considerare, questo non è un libro di sogni, non sono delle affermazioni ideologiche, poi lascio l'esempio, provano, sono cose che si possono fare e che nell'arco di dei mesi che ci separano da qui alle prossime elezioni regionali possono essere fatte. Se noi diciamo, le forze anche politiche, abbiate il coraggio di basarvi su proposte per un rinnovamento radicale della salute. Sono cose serie e siamo disposti a discuterne in qualunque sede. E noi riteniamo importante discuterlo a livello di base con tutti i cittadini e chiunque vive i problemi della sanità, ma siamo anche disposti a discuterle con tutti i tecnici con cui la Regione vuole farci confrontare. Sosteneteci in questa battaglia, noi vogliamo che su queste parole d'ordine si faccia una grande alleanza tra gli operatori sanitari, tra i ricercatori e gli esperti di sanità pubblica, tra i cittadini e tra i lavoratori. Questo è quello che ci può permettere di cambiare le cose. Bene, come vedete stiamo facendo i numeri, per dirla così, per cercare di vedere di come fare a cambiare le cose. Adesso, naturalmente ci saranno altri interventi, ma molto brevi, che riguardano alcuni temi, e poi ci sono gli interventi delle vari territori, e noi cerchiamo di cogliere tutta la Lombardia, visto che poi parliamo della condizione di privatizzazione dei servizi sanitari lombardi. Ecco, adesso darei quindi la parola su una questione specifica, che è quella dei medici di medicina generale. Il fatto che esiste una delle cose, ci sono tante criticità in questo senso, ma una è la mancanza in molti territori dei medici di medicina generale. E c'è una lotta specifica a Milano, quella della popolazione del Giambellino, che sta rivendicando questo discorso. E qui c'è Roberto Acerboni che spiega un po' la questione. A dire la verità, come Comitato della Salute Pubblica del Governo di Milano, ci stiamo occupando del problema, abbiamo deciso di scindere un attimino questo problema. Quello che stiamo portando avanti, per il problema scoppiato a Giambellino, ha coinvolto noi, è stato preso anche in mano, oltre che dai cittadini della zona, dalla farmacista di zona. Allora magari dividiamo l'intervento in due e Anna, che è sempre del comitato, leggerà appunto quella che è la petizione e il lavoro che ha svolto e propone la farmacista del Giambellino. Poi, va bene, vi leggo la petizione. Valeria Piazzi è una farmacista, ha diretto questa petizione a tutti i candidati sindaci di Milano. Lei è farmacista nel quartiere Giambellino, che è una zona periferica di Milano estremamente popolosa, difficoltosa dal punto di vista sociale e con una grande presenza di anziani. Questo è l'ultimo medico di base del quartiere, è andato in pensione e non è stato sostituito. A seguito di questo fatto, la farmacia è diventata l'unico presidio rimasto dal punto di vista sanitario. Lei si è spesa per stare vicino a quante più persone possibili, che spesso hanno avuto bisogno di un aiuto o di un consiglio. Lei denuncia quello che ha visto e che presto avverrà in altre zone di Milano, della provincia e della regione, cioè il progressivo smantellamento della rete dei medici di base e dei presidi di prossimità e continuità dell'assistenza sanitaria. Le conseguenze si sono rese evidenti
in maniera drammatica e devastante proprio durante la crisi sanitaria da Covid, che ha messo in ginocchio la nostra città e la nostra regione, causando decine di migliaia di vittime. Questa situazione è l'esito di anni di scelte sbagliate e norme assurde, come quella che prevede che non vi sia un vincolo territoriale per i medici di base. Possono scegliere loro dove andare, mentre per le farmacie esiste una pianta organica che impone di coprire determinate zone e che di conseguenza garantisce un servizio capillare su tutto il territorio nazionale. Questa struttura ha creato un forte squilibrio tra quartieri, lasciando alcuni completamente scoperti. Nel quinquennio 2018-2022 in Lombardia stanno andando in pensione 1.802 medici di base. Ad oggi l'elenco degli ambiti per medici di famiglia conta 800 posti vacanti. La medicina territoriale rappresenta l'ossatura fondamentale su cui si basa l'intero sistema sanitario e i medici di medicina generale rappresentano il primo riferimento sanitario per la cittadinanza. Per questo la situazione che stiamo vivendo a Milano è inaccettabile e deve cambiare. Un medico di base vicino casa rappresenta per i pazienti una figura di fiducia, essenzialmente per la cura e la prevenzione di tante malattie. In questi giorni tanti clienti stanno pagando di tasca propria le medicine perché non hanno il medico vicino che glielo può prescrivere. Un'assenza che si traduce nel decadimento fisico e psicologico dei pazienti. Il problema esiste a Milano e che è risolto il prima possibile. La politica deve smettere di rimbalzare le responsabilità e deve prendere in mano la situazione. Quindi chiedo a questa farmacista, a tutti i candidati sindaci alle elezioni amministrative, di rispondere il prima possibile ai cittadini su come intendono affrontare e risolvere il problema. I cittadini sono stanchi di vedere il diritto alla salute e di pagare in prima persona il risultato di scelte politiche scriteriate. Ad oggi sono state raccolte 26.642 firme. Se andate su censo.org potete firmare anche voi. Ecco, come comitato stiamo portando avanti tra tante battaglie nel contesto generale descritto dai primi interventi anche questa battaglia. Non è che sia molto facile sui medici di base, ci sono qui anche medici di base, magari un contributo poi potranno darlo anche loro così, però l'importanza di questa vicenda così è che sta unendo un attimino il discorso delle mobilitazioni concrete con i territori. È fondamentale il lavoro di elaborazione che è stato fatto in questi anni, in questi ultimi due anni, dopo il Covid così, dal coordinamento nazionale e poi via via cascata da tutti gli altri, però questo si deve unire a un coinvolgimento grosso da parte della gente, sui bisogni della gente, perché ci sia la forza per poter contrastare la protervia della regione, che noi vediamo anche nella revisione del discorso della legge 23 cerca sempre di reiterare il solito discorso politico. Per quanto ci riguarda è partita una petizione che non era questa, spontanea da parte dei cittadini, dopodiché il municipio, il presidente ha convocato un'assemblea su questo problema qua, peccato che l'assemblea non voleva farci intervenire perché il problema degli ospedali non c'entrava. E dopodiché ha portato avanti le firme su questa cosa qui in maniera, diciamo, un po' elettoralistica così, a prescindere da tutti i problemi e della difficoltà di questa cosa qui. Non è che dicendo che si vuole un medico di un quartiere di medicina di base si risolve il problema. Noi non ci siamo resi appunto con l'incontro con la farmacista e con il confronto così, abbiamo indetto un'altra assemblea a cui questa volta il presidente è venuto, ha dovuto fare delle concessioni, tipo operarsi per un incontro con l'ATS e vedere di creare una struttura provvisoria per quanto riguarda questo periodo. In realtà dopo un mese nulla è stato fatto rispetto a questo
e quello che ci dice il presidente di zona è che ALER e ATS, come si chiama, praticamente non si sono coordinati. Noi diciamo no, è troppo facile cavarsela in questo modo, bisogna avere la convinzione che le amministrazioni debbano occuparsi, come si chiama, della sanità, e ci vuole il raccordo completo con quelle che sono le realtà che ci sono all'interno della zona. Alcuni esempi, emergersi in Toscana, la regione ha fatto un accordo per assolvere funzioni di supporto di medicina di base. A Lorenteggio, ad esempio, c'è un camp da alcuni anni che una volta alla settimana visita a chi ha bisogno così. Per cui si potrebbe premere rispetto a questa situazione qua. Nei mesi scorsi c'è stata Medicina Solidale, qui anche Lanzani così, che ha portato avanti autonomamente sulla base del volontariato di medici e volontari migliaia di tamponi gratuiti, come si chiama, per quando non c'era ancora il Covid. Vaccino così. Questo è un altro esempio di quello che l'amministrazione, in cui noi ci potremmo riconoscere, come si chiama, potrebbe un attimino fare così. E così via, ci sono anche altre possibilità così. Su queste cose qui però non ci arrendiamo. Adesso, proprio per raccogliere questo tipo di situazione, abbiamo in mente di rifare un presidio in bande nere per fare una simbolica presentazione delle prime decine di migliaia di firme che ha raccolto la farmacista. E rispetto a questa cosa qua poniamo la stessa domanda, poniamo gli stessi interrogativi che sono stati annunciati prima e verranno poi in conclusione di questa mattina fatti così. Chiederemo a tutti quelli, la farmacista ha detto che adesso è assaltata da partiti politici che gli dicono vogliono incontrarla e poi gli dicono ma perché così, ci pensiamo noi così. No, cioè, esistono piattaforme, esistono bisogni, esiste una concezione che noi abbiamo da portare avanti e questa domanda pretendiamo tutti assieme che venga risposta collettivamente e nelle prossime settimane renderemo conto di quella la situazione rispetto alla cosa. Grazie a Roberto, avete visto che comunque ci si sta dando molto da fare. Certo, questo è una sorta di riunione difficile perché in una situazione come questa è difficile fare una grossa discussione. D'altro canto qua ci sono anche presenti altri medici di medicina generale i quali possono dire qual è la loro esperienza e come poter intervenire. Però prima io seguirei il programma che è stato stabilito e che riguarda il prossimo intervento, un altro discorso piuttosto tragico, è quello degli anziani malati cronici e dei disabili gravi legati poi alla vicenda delle residenze sanitarie assistenziali, dove si è avuto il 40% dei morti per Covid. Tra parentesi. La parola a questo punto è a Laura Valsecchi, la fisioterapista dell'ospedale di Niguarda di Milano e dirigente della unità spinale, il luogo di cura e riabilitazione dei para e tetraplegici. Un fattotum perché non un dirigente, anche quello che voglio essere. Io vi parlo sia come Medicina Democratica, ma come rappresentante anche del coordinamento nazionale dei comitati e familiari. Ho scritto così forse, ho sentito così? Ok, vi parlo come rappresentante del coordinamento nazionale che si è costituito attraverso tutti i comitati dei familiari delle vittime delle RSA. Chiaramente vi dico poche cose perché penso che sia anche un argomento del quale abbiamo parlato e abbiamo
riportato quella che è stata la strage, soprattutto durante la pandemia. Quello che mi viene da dire, e che è scritto anche nel documento che abbiamo prodotto come coordinamento nazionale, che proprio questo sistema sanitario privatizzato, proprio le cure privatizzate nei confronti della popolazione più in difficoltà, come può essere la popolazione anziana o la popolazione malata non autosufficiente o la popolazione con grave disabilità, è quello, è il sistema che ha prodotto i danni maggiori, non solo per appunto, la strage che c'è stata durante la pandemia, ma per quello che era già in atto prima della pandemia e quello che ancora adesso riparte, visto che comunque non si parla più della strage, non si parla più neanche della problematica. La mancanza di cure adeguate, territoriali, ospedaliere, sanitarie e pubbliche era presente da anni e lo è tuttora e continua a determinare gravissimi danni alla salute di questa parte della popolazione, così come crea anche proprio condizioni di isolamento, di difficoltà da parte di tutta la famiglia e tutto quello che ne concerne. Noi come coordinamento abbiamo ripreso tutta una serie di punti, qua c'è una copia, e stiamo cercando di portarlo avanti. Chiaramente quello che chiediamo è che tutto i servizi di cui necessitano queste persone siano finalmente organizzati, riorganizzati, sia a livello territoriale, che ci sia una presa in carico multiprofessionale, oltre alla medicina di base, che ci sia anche proprio tutto un team multiprofessionale che possa occuparsi a 360 gradi dei bisogni sanitari, sociosanitari, assistenziali e anche sociali di queste persone, ripeto, persone anziane che, alle quali può essere evitato un peggioramento di patologie e delle complicanze, anziani malati non autosufficienti ai quali va garantita l'assistenza, la sanità, le cure e tutto quello che serve, e persone con gravi disabilità che hanno delle necessità fondamentali. E questo non può, nella condizione attuale, esserci, perché quello che abbiamo come risposta nel territorio è ad esempio un'ADI, assistenza domiciliare integrata, in capo a delle cooperative, per cui in capo al privato, che garantisce pochissime ore di assistenza del personale che è anche poco formato. Noi quindi abbiamo bisogno di servizi territoriali gestiti molti professionali, così come è un'organizzazione sanitaria, ospedaliera, con personale che deve essere preparato, formato adeguatamente, in numero adeguato per seguire queste persone. Non ci deve essere più il discorso di mancanza di presa in carico da parte sia delle strutture ospedaliere che del territorio. Sappiamo benissimo dell'abbandono e della mancanza della continuità ospedale e territorio. Sappiamo che quando c'è un problema le persone e i loro familiari vengono invitati ad trovare le risposte. E questo non deve più essere. Ci deve essere una presa in carico dal momento in cui la persona sia nel territorio, che ne ho ricoverata, dovrà avere un percorso terapeutico o assistenziale o a domicilio o in ospedale. Così come ripensare alla organizzazione e requisiti delle strutture cosiddette RSA e RSD. La situazione attuale è pessima. Tutte queste strutture, come ben sapete, sono in mano al privato per l'80%, una buona fetta privato accreditato e una piccola fetta profit for profit, pochissimo nel pubblico. Ma al di là di questo c'è proprio un'organizzazione strutturale inadeguata. Dobbiamo ripensare ai requisiti anche qui di cura, di assistenza, anche qui ci deve essere personale preparato. Sapete benissimo che queste strutture hanno pochissimo personale, non hanno i medici presenti,
si basano soprattutto sugli operatori sociosanitari, che sono poco formati e sono chiaramente tantissimi perché costano meno, e tra l'altro si ritrovano in pochissimi a gestire una numerosità di utenti ricoverati enorme. Per questo i problemi che abbiamo ancora aperti enormi e sui quali noi come coordinamento, attraverso questo documento che stiamo portando alle istituzioni sia nel nostro territorio sia a livello regionale che a livello nazionale, vogliamo rivendicare delle modificazioni importanti, a partire anche proprio da quello che il PNRR e le delibere regionali non prevedono, cioè una riorganizzazione seria delle cure sanitarie per la popolazione anziana, e non parlano in nessuno di questi documenti delle RSA. Noi vogliamo invece che ci si metta a mano, che si ricostruiscano i criteri e i requisiti in un'ottica di servizio sanitario pubblico, perché tutta la cura per gli anziani deve essere pubblica, non può essere che l'anziano paghi la retta per essere curato, così non può essere che paga l'assistente o il badante o quant'altro per garantire la sua sopravvivenza. Sono fior fior di quattrini che escono, a volte anche costringendo i familiari a ipotecare le proprie abitazioni, per cui questo non deve più essere. Noi attraverso questo documento chiediamo che, a partire dalla prevenzione, a partire dalle cure territoriali e dalla revisione dell'organizzazione ospedaliera, protetta o non protetta, ci sia una definizione di cura sanitaria pubblica. Per cui come coordinamento, se volete il documento, ve ne lascio qua un po' di copia, come coordinamento di tutti questi comitati, oltre al lavoro di immediato anche delle denunce che ci sono state e alle difficoltà per l'isolamento cui sono stati costretti questi utenti, noi stiamo cercando di portare avanti tutta una serie di rivendicazioni e vogliamo quindi che anche questi comitati dei familiari, sia nel territorio che nelle strutture protette, siano assolutamente riconosciuti anche proprio con un regolamento che dia la possibilità di una vera e propria partecipazione. Grazie. Sì, scusate, dovrei intervenire io sulla questione delle case della salute, ma io cercherò di farla molto breve per lasciare subito la parola a una persona, Simonetta, che interviene sulla questione delle assicurazioni. E cosa voglio dire? Se noi non cambiamo la situazione nello specifico e in generale, la risposta sarà quella delle assicurazioni, come si è già cominciato, e c'è una grande espansione delle assicurazioni in sanità, ed è quello che si deve assolutamente combattere. Per fare questo, per combatterlo, occorre vedere delle alternative. L'alternativa, e tra l'altro visto che è passata anche nelle intenzioni del livello nazionale del Ministero della Salute, una delle alternative è quella della casa della salute. Però prima vorrei che si parlasse, e qui è Simonetta del Comitato San Paolo e San Carlo, che interviene sulla vicenda delle assicurazioni. Buongiorno. Come ha già detto Fulvio, faccio parte, sono Simonetta Danesi e faccio parte del Comitato di Difesa della Sanità Pubblica di Milano Sud-Ovest e ovviamente anche di Città Democratica. Dunque, allora, la questione della copertura sanitaria integrativa o dei fondi sanitari è uno degli argomenti che pesantemente aleggia su questa proposta di riforma. Rappresenta un ulteriore pericolo per la tenuta del nostro servizio sanitario nazionale pubblico
ponendo le basi per sistemi sanitari paralleli differenziati. Sarebbe infatti un forte incentivo per una certa politica a disinvestire per liberare fondi da dedicare ad altro o agire sul versante fiscale, ovviamente in un'ottica liberista, riducendo le tasse alle fasce più ricche della popolazione. Verrebbero così colpiti soprattutto due cardini fondamentali del sistema pubblico, l'universalismo e la solidarietà insita nel sistema di finanziamento basato sulla fiscalità generale. L'idea di permettere ai più ricchi di uscire dal servizio sanitario nazionale ciclicamente ritorna. Oggi però le condizioni si sono modificate e sembrano favorire un'accelerazione verso questa direzione, favorita anche dal fatto che diversi rinnovi contrattuali hanno previsto la possibilità di ottenere coperture sanitarie supplettive, in cambio in parte del salario e finanziate da tutta la popolazione, perciò anche da chi non ne beneficia attraverso le agevolazioni fiscali. Il risultato plausibile è un tendenziale aumento delle disuguaglianze all'accesso dei servizi tra lavoratrici e lavoratori tutelati e no, coperture differenziate, comunque passibili di revisioni a seconda dell'utilità dell'ente assicurativa, spinta ad una maggiore sanità prestazionale, spesso non necessaria o efficace, trasformando i nostri pazienti in clienti, a discapito di una visione globale della salute, che dovrebbe considerare vari altri aspetti, altre a quello prettamente sanitario, in quanto la salute è influenzata soprattutto dai determinanti sociali, culturali ed ambientali, che difficilmente possono essere ricomprese nella finalità di una assicurazione. È chiaro che verrebbe colpito in maniera pesante il diritto alla salute, previsto non solo dalla legge 833 del 1978, ma anche il diritto tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, che recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Senza dubbio le problematiche di natura organizzative indotte dalla Covid-19 hanno forzatamente contribuito ad aumentare i tempi d'attesa già elevati nel periodo pregresso, e questo potrebbe ancora più facilmente indurre il PO a saltare le liste utilizzando questa modalità. Fatto sono stati anche azzerati tutti i servizi di prevenzione, che è indispensabile per far calare il numero dei malati. Riteniamo incredibile che le organizzazioni sindacali non abbiano considerato queste pesanti ricadute in termini di tutela dei diritti di tutte le cittadine e tutti i cittadini, e richiediamo ancora una volta la cancellazione di tale possibilità nei contratti, e chiediamo alle istituzioni di aumentare gli investimenti nel servizio sanitario pubblico, eliminando le agevolazioni fiscali previste per le assicurazioni sanitarie integrative, che di fatto si sono rivelate per essere invece molto spesso sostitutive. Ci sono stati diversi autori che hanno approfondito il tema, che è senza dubbio complesso, ma i cui risultati possono essere velocemente flagranti. Uno è Marco Ghedes
epidemiologo, nel suo libro La salute sostenibile spiega in modo dettagliato la questione ed evidenzia che le diversità possono essere accettabili se il welfare è un ampliamento delle prestazioni esistenti nel sistema pubblico, ma inique se sostitutivo di servizi di cui si ha diritto ma che non sono di fatto esigibili. Irina Dirindin, docente di scienza delle finanze all'Università di Torino, scrive in un suo articolo sul tema sulla rivista Politiche Sanitarie. I fondi sanitari sono strumenti finanziari in grado di perseguire numerosi obiettivi. I datori di lavoro riducono il costo del lavoro. L'intermediazione finanziaria amplia il giro d'affari. I produttori di prestazioni sanitarie contrastano la sobrietà dell'offerta pubblica. Il Servizio Sanitario Nazionale mette in atto il proprio crescente disimpegno nei confronti della tutela della salute e i lavoratori scambiano più coperture sanitarie con meno remunerazione in busta paga, meno pensione e meno PFR. Presentati come win-win solution, in realtà producono effetti redistributivi ed allocativi che non migliorano il benessere della collettività. In particolare non migliorano la condizione dei meno abbienti destinati a fruire prestazioni sanitarie non uniformi rispetto al resto della popolazione. Concorrono a indebolire il Servizio Sanitario Nazionale offrendo soluzioni solo apparentemente poco costose e contribuiscono a legittimare le equivoche decisioni di chi depotenzia la sanità pubblica. Il loro sviluppo ha beneficiato di un impianto normativo disorganico e compiacente. È necessario un riordino complessivo della normativa sui fondi sanitari, a partire dal regime fiscale e dell'ambito di azione, in modo da evitare oneri a carico della collettività non giustificati da adeguati benefici. È inoltre indispensabile evitare ogni ridimensionamento implicito ed esplicito dei livelli essenziali di assistenza, cioè i LEA, a garanzia dell'universalismo introdotto nel 1978 e finanziato con risorse pubbliche. Le proposte di regionalismo differenziato presentate un paio di anni fa al governo non a caso avevano tutte un articolo specifico che richiedeva la possibilità di aprire a livello regionale dei fondi sanitari. Una privatizzazione ancora più spinta potrebbe chiudere il cerchio. Anche per questo motivo chiediamo che la Regione Lombardia ritiri la proposta di autonomia differenziata. Concludendo, una copertura sanitaria assicurativa o un fondo sanitario non determina passi in avanti per il Servizio Sanitario Nazionale, ma una sua implosione, un salto indietro di più di 40 anni ad una sorta di ritorno al sistema mutualistico categoriale, già vissuto come iniquo e che ha portato all'epoca. Sì, la proposta è quella di, invece che fare le assicurazioni, fare le case della salute, che dice il fondatore di Medicina Democratica nel 1972, cioè da Giulio Macacaro, di biometria
e statistica medica dell'Università di Milano. Le case della salute sono un luogo di partecipazione e organizzare i cittadini per modificare la situazione non avremo altro mezzo che quello delle assicurazioni che, come si è visto, si stanno grandemente diffondendo. Benissimo. Ora, per farla, visto che bisogna farla breve, data la situazione, ci sono alcuni dalle parti di zona che intervengono sulla loro situazione e spiegando che cosa stanno facendo in termini di mobilitazione e di lotta. Il primo è Giovanni Ross, Alberto Rossi, della zona di Varese. Buongiorno, grazie. Io faccio parte del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto. Faccio parte del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, che è impegnato da 5 anni contro l'idea della realizzazione di un ospedale unico visto dalla RATO, con conseguente chiusura dei 2 ospedali esistenti. Contrastiamo questa idea perché non si basa in nessun modo su un'analisi dei bisogni sociosanitari della popolazione, perché l'area prevista è assolutamente inadatta sia per il valore ambientale che ha, sia per dimensioni, conformazioni e possibilità di accesso, e anche perché i fondi che sono stati prospettati per il finanziamento da parte di Regione Lombardia sono assolutamente aleatori, in quanto dicono addirittura, recentemente hanno detto che questi fondi dovrebbero provenire dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, che invece prevede tutte altre misure. Quindi l'idea cosa ha prodotto finora? Ha prodotto la chiusura e l'accorpamento di reparti degli ospedali di Busto e Gallarate, tutto vantaggio quindi delle strutture private. E per esempio a Gallarate fisiurologia, otorino e pediatria, e a Busto Assisto neurologia e la degenza oncologica. Ecco, il comitato ha come area di riferimento quella di Busto e Gallarate, insomma Lombardia, ma si è allargato recentemente anche all'area di Saronno, perché anche per l'ospedale di Saronno recentemente si è prospettato un declassamento come ospedale di secondo livello. A Saronno è attivo inoltre un gruppo che sta portando avanti con forza e determinazione l'idea di una casa della salute che vorremmo appunto sul modello Macaccaro. L'idea dell'ospedale unico si procede, lo fa senza alcuna di nascosto, diciamo, perché i procedimenti amministrativi che sono stati avviati da parte di Regione Lombardia, e che comunque comprendevano anche la partecipazione dei comuni di Busto, Gallarate, della SST Vallolona, della TS, sono rimasti fermi al punto di partenza. Evidentemente certe scelte vengono fatte in modo nascosto, e il nostro timore è che, non essendoci dei fondi, poi se l'operazione andrà in porto, andrà in porto attraverso la finanza di progetto e quindi un'ulteriore azione di privatizzazione della sanità pubblica. Recentemente, tra l'altro, la Regione Lombardia ha anche richiesto e ottenuto da uno dei comuni coinvolti, il comune di Busto Arsizio, la deroga al dibattito pubblico, che è un percorso partecipativo garantito da un esperto, e esperto in gestione di conflitti, programmazione e partecipazione, che quindi avrebbe potuto garantire la partecipazione della popolazione e della cittadinanza, non per dire come si farà l'ospedale unico, ma per dire se deve essere fatto sulla base di quali bisogni rilevati in modo efficiente ed efficace. Ora a Busto Arsizio ci saranno, come Gallarate, le elezioni, e quindi noi interpelleremo, adesso anche un dibattito pubblico che stiamo promuovendo, i candidati sindaci per capire quali sono le loro proposte sulla programmazione di un sistema sociosanitario territoriale che chiaramente vogliamo pubblico e partecipato. Grazie.
Bene, visto che siamo in zona Varese, c'è un medico di medicina generale di Varese che ha chiesto di intervenire, naturalmente sempre in modo molto breve, perché comunque abbiamo visto che questo è uno dei temi fondamentali all'ordine del giorno. Sentite? Ciao, sono Filippo Bianchetti, medico di base in pensione, da 2 anni, di Varese. Tema della mancanza di medici di base, con il cui volevo dire qualcosa. Beh, prima di tutto c'è un tema più ampio di mancanza dei medici, che deriva dal numero chiuso a medicina, con questi test di ingresso assurdi, infatti con i quiz, come se dovesse fare la patente di guida. Medici non si selezionano così. Allora, bisogna abolire il numero chiuso a medicina. Poi di conseguenza bisognerà allargare molto l'accesso alle specialità, soprattutto quelle che mancano di più di persone, perché non abbiamo gli specialisti nel servizio pubblico per farlo funzionare. Noi possiamo parlare tanto del servizio pubblico, ma se poi non ci sono le persone, medici e infermieri ovviamente, adesso non parlo di infermieri, ma ovviamente c'è tutto il discorso degli infermieri e dell'altro personale, però riferendosi ai medici, io credo che si debba allargare molto lo spazio per chi vuole studiare medicina e per chi vuole specializzarsi nelle specialità più importanti e più carenti. Poi venendo ai medici di famiglia, il problema nasce dal fatto che c'era una grossa coppa di persone che si sono messe a lavorare, hanno cominciato io appena dopo la riforma sanitaria, e adesso sono andati in pensione, stanno andando in pensione tutti insieme. Fenomeno assolutamente prevedibile, sapeva benissimo. Ma siccome Giorgetti ha detto che il medico di base non serve più a niente, bisognava far fallire la medicina di base, con diverse metodiche. Una era quella del protetto alla cronicità, che ha sottratto, tentato di sottrarre i medici di famiglia la parte principale del loro lavoro per darla a qualcun altro. L'altra è stato proprio questo di chiudere l'accesso alla medicina generale attraverso le scuole di formazione. Bisogna fare una premessa, forse non tutti voi sapete che per fare medico di famiglia da parecchi anni ormai occorre un diploma che si ottiene con 3 anni di scuola. Una scuola durante la quale uno non può lavorare, ma deve fare 2 semestri a fianco di un medico di famiglia, quindi un terzo del tempo di 3 anni e affiancando un medico di famiglia. Ecco, qui la proposta, adesso la dico, poi se ne parla perché la dico adesso per la prima volta, potrebbe essere quella di trasformare questa scuola di 3 anni in una formazione lavoro, per cui almeno la metà di questo tempo, che corrisponde grosso modo ad assistere 500 persone, potrebbe essere dedicata alla formazione e lavoro contemporaneamente. In pratica, insomma, si tratta di convenzionare direttamente chi si iscrive al corso di 3 anni e farlo iniziare a lavorare immediatamente per un tempo che riguardi la metà circa del suo tempo di vita di lavoro. Quindi con 500 assistiti uno riesce a seguire i suoi 500 assistiti e anche a fare la parte teorica della formazione in questi 3 anni. Questo comporta convenzionare tanti nuovi medici, ovviamente comporta una spesa. Questi nuovi medici non avrebbero un reddito reale, quindi andrebbero anche garantiti i forniti di uno studio, che nei primi 3 anni, quelli della formazione, dovrebbe essere pagato dal Servizio Sanitario Nazionale, e che poi, quando loro supereranno i famosi 3 anni, diventeranno tutti gli effetti medici di famiglia, potranno sostenere da soli e quindi pagarsi l'affitto. A questo punto avranno il massimale come tutti gli altri medici. In questi 3 anni, secondo me, uno deve anche prevedere di fare almeno 2 turni di guardia medica al mese, in modo da dare una realtà al concetto di continuità assistenziale, che è il nome nuovo che è stato dato alla guardia medica. Esprime bene questo fatto, questa idea che gli stessi medici o medici che hanno una formazione analoga devono seguire i pazienti durante la settimana, ma anche per le urgenze di notte e nei festivi.
Ecco, questo comporta insomma l'idea di convenzionare direttamente chi si iscrive alla scuola di liceo generale. Ovviamente vanno aperte le porte, non ci deve essere un numero chiuso, bisogna garantire, il numero deve essere quello che serve a colmare i vuoti che i pensionati stanno lasciando, quindi per coprire tutte le esigenze del territorio, anche nei paesini più periferici della regione, perché il problema Giambellino è forte, si mobilita significativamente una farmacista, i medici di base dove sono? Gli uffici di medicina generale nelle ATS cosa fanno? Allora in città qualcosa succede, nelle zone periferiche della regione i paesini rimangono senza il medico e buonanotte, nessuno riesce a farsi sentire. Ecco, io ho finito questo discorso breve, un po' magari provocatorio, però insomma parliamone perché è un problema attuale, contingente e va risolto subito, perché è già molto grave la situazione, dove manca il medico di famiglia mancano un sacco di cose. Poi anche come si fa il medico di famiglia è un altro discorso, ne parliamo anche di questo, però almeno cominciamo a metterci questi medici sul territorio. Grazie. Anzi, noi cogliamo occasione per dire che l'intenzione del coordinamento è quella di fare un gruppo di lavoro per la medicina generale, perché evidentemente c'è molto da discutere anche sul discorso medici pubblici o medici sempre convenzionali, e faremo appositamente un seminario su questo. Passiamo da Varese a Sesto San Giovanni e c'è Marco, dove anche lì c'è un gruppo che sta abbastanza molto lavorando per la difesa della sanità pubblica. Rete Salute e Sanità Pubblica di Sesto non ha aderito formalmente, e mi spiego. Aderire per noi vuol dire promuovere iniziative, perché poi l'iniziativa stamattina potesse diventare veramente partecipata a livello di massa. Noi oggi siamo quasi tutti addetti ai lavori, quasi tutti militanti, rischiamo un po' di parlarci addosso. La cosa che stiamo tentando a Sesto è questa, quella di trasformare il nostro piccolo gruppo di 10 militanti in qualcosa di più vasto, di più reattivo, di più capace di coinvolgere in mobilità. Noi l'iniziativa sulla salute e la difesa della sanità pubblica l'abbiamo iniziata prima del lockdown. Devo dire che il problema era molto sentito. In una settimana abbiamo raccolto 1000 firme. Abbiamo poi organizzato dei presidi che sono anche riusciti, però i presidi per esempio hanno visto la partecipazione di un pubblico già più selezionato. Una buona partecipazione, perché per noi 200 persone in piazza sono molto, se vogliamo rapportare alla realtà di Milano vorrebbe dire per Milano migliaia di partecipanti. Però abbiamo visto che era necessario qualcosa di più. Abbiamo visto che l'arrabbiatura, l'incazzatura delle persone c'era, che però mancava quella scintilla che portasse a trasformare l'arrabbiatura in iniziativa, in organizzazione, in coscienza. Abbiamo messo in piedi uno sportello per ascoltare quelli sono i fatti della mala sanità, per capire quali erano i diritti negati. E lo sportello è andato avanti per qualche mese, però ecco, i risultati sono molto scarsi, nel senso che un conto è firmare quando fai il banchetto, un conto è invitare a un presidio, un conto è muoversi per raggiungere un luogo per esporre il tuo problema. Insomma, stiamo tentando di capire quali possono essere gli strumenti che ci mettono in contatto con vaste masse di persone. Per esempio, una cosa secondo me, ne abbiamo ancora parlato nella rete, però secondo me un'occasione che abbiamo mancato è proprio quello di legare la battaglia contro il Covid al problema della sanità territoriale. Allora, se è vero come sembra, che le cure domiciliari precoci danno dei risultati, forse avremmo dovuto puntare di più su quello. È chiaro che con una medicina che non ha medici di base, che non vengono, sostituiti quando hanno intenzione, noi nella nostra zona siamo carenti di 5 medici. Quando i medici hanno 1500, 1800, addirittura 2000 pazienti, è chiaro che una medicina territoriale diventa difficile seguire anche solo telefonicamente i malati.
Allora forse questa poteva essere l'occasione per tentare di rilanciare le nostre parole d'ordine su un fatto concreto. Diventa invece molto difficile perché sui media, ma anche sui social media, si parla solo di vaccini. Solo di vaccini. Noi siamo disponibili a parlare di vaccini, siamo d'accordo con i vaccini, riteniamo che siano importantissimi, però siamo altrettanto convinti che la medicina di base sia indispensabile. I vaccini sono importanti, la medicina di base è indispensabile. Questo concetto non siamo riusciti a farlo passare. Non so se saremo in grado di farlo nel prossimo futuro. Non so, si parla adesso delle varianti. Ma se arrivano le varianti, i vaccini forse non serviranno più molto. Se non c'è la medicina di base sarà tragedia. Perché non so, questi mi sembrano i temi sui quali dovremo tentare di lavorare. Noi avremo a breve delle altre riunioni e tenteremo di rilanciare la nostra presenza sul territorio. Perché se andiamo a parlare con le persone nei luoghi di raccolta, fuori dalle strutture sanitarie, l'ascolto c'è ancora. La gente sa di cosa stiamo parlando, non ha diffidenza. Quando sente alcune parole d'ordine note, si avvicina. Dobbiamo però capire in che modo riusciamo a trasformare questa sensibilità in azioni concrete che ci portino a dei risultati. Perché mi sembra che la controparte non abbia nessuna intenzione di ascoltarsi e di, a volte anche di risiedersi. Grazie. Grazie, adesso passiamo dentro Milano e c'è Mattia Gratosoglio. Ciao a tutti, sono appunto Mattia, faccio parte di uno spazio Gratosoglio che si chiama Gratosoglio Autogestita e ho partecipato anche all'attività del comitato e niente, non sto a risottolineare chiaramente tutta la questione di quanto rifondare una sanità pubblica sia fondamentale soprattutto oggi per uscire dalla pandemia, come già stato detto. Volevo portare invece una piccola esperienza di come tradurre questa cosa nei territori che abbiamo fatto, perché sicuramente per avanzare nel rifondare una sanità pubblica, per cambiare rotta rispetto a come va, la questione principale è riuscire a coinvolgere migliaia e migliaia di persone che vivono questo problema quotidianamente in tutti i quartieri di Milano e così via. E appunto noi abbiamo provato a tradurre questa cosa nel territorio, abbiamo fatto la brigata di solidarietà in questi anni di pandemia e a partire da lì abbiamo fatto vari questionari, assemblee, banchetti d'inchiesta, sportello sulla sanità per cercare di raccogliere le problematiche per come le vivevano gli abitanti del quartiere e da tutti questi incontri, anche assieme a loro, abbiamo provato a elaborare un programma dal basso dei punti come deve essere trasformata la sanità in quartiere. Ovviamente tante questioni sono generali e quindi stiamo seguendo anche questa mobilitazione cittadina, ma tante sono specifiche. Abbiamo trovato ad esempio molte madri che hanno problemi a accedere a questo servizio che si chiama UOMPIA, che praticamente è un'assistenza per minori che hanno problemi mentali, dove addirittura ti danno l'appuntamento tra 3 anni e quindi tutti lo pagano privatamente. Adesso stiamo seguendo sempre col comitato questa mobilitazione in Giambellino dove manchino i medici di base e una farmacista si è messa, ha raccolto 25.000 firme. Quindi ecco, penso che è fondamentale per riuscire a allargare la partecipazione così, questo lavoro sul territorio di ascolto delle persone, darsi strumenti, questionari, banchetti, assemblee, stare nei territori per riuscire poi a riversare anche in questi momenti tutta questa ricchezza di contenuti e riuscire a sviluppare in questo senso una mobilitazione. Quindi credo che oltre all'elaborazione giustamente di alternative alla legge regionale, di strumenti così come dire anche teorici e così via, dobbiamo elaborare strumenti sempre più di intervento sui territori e di coinvolgimento insomma, delle masse popolari, degli abitanti dei quartieri che questi problemi li vivono sulla loro pelle e questo lo facciamo partendo da questioni concrete, mancano i medici di base, non funziona questo servizio, andiamo assieme tutti quanti allo sportello per cercare di avere l'appuntamento entro i termini di legge invece che tra 3 anni e così via. Quindi riuscire a tradurre anche tutte le elaborazioni più generali che facciamo poi in temi concreti e su questo sviluppare la mobilitazione. E niente, chiudo qua. Grazie. Giovanna Cappelli della zona Melegnano Martesana.
dico una parola su Melegnano Martesana, perché questo libretto fatto da Maria Elisa Torno Universitaria, se tu dirà due parole, si dirà due parole per il convegno che si farà su questo tema al Mario Negri, io l'ho avuto ieri, l'appendice parla proprio di Melegnano Martesana. Che sì, che cosa viene fuori? Ho visto che due terzi del sistema è un sistema ormai totalmente privato. Questo è quello che viene fuori da questo studio appunto di un'università che ha evidentemente una capacità notevole. Quindi ho parola a Giovanni. Allora, il nostro comitato forse è quello più giovane di tutti, con meno esperienze di lotta, però ci siamo organizzati durante la pandemia. Si chiama Martesana Melegnano, è una vasta zona servita da tanti ospedali che hanno fatto in precedenza, lì c'è scritto nel libro, una grande battaglia per essere ospedali pubblici e anche sono stati, diciamo così, attaccati dagli ospedali privati che sono confinati, molti, soprattutto San Raffaele, per cui se voi leggete il pezzo scritto in questo libro si vede che pochi anni fa alcuni reparti sono stati chiusi, ad esempio la maternità, e dopo, immediatamente dopo, è stato aperto un reparto privato a San Raffaele. Questo era. Quindi c'è una sindacato molto attento, anche molto combattivo, che è riuscito a frenare questa. Poi siamo arrivati noi, che invece arriviamo nel territorio, siamo arrivati anche seguendo l'esempio degli altri comitati, perché io sono molto d'accordo con quello che ha detto Matteo, cioè che noi abbiamo una proposta organica molto, molto alternativa e molto giusta. Il problema è quello adesso di farla conoscere, di farla condividere e fare in modo che la gente si mobilita insieme a noi, se no rimangono solamente delle belle parole, delle cose giuste, ma non abbiamo la forza per imporle. E quindi il coordinamento nasce proprio come capacità da parte dei comuni, perché noi abbiamo 52 comuni. Allora, praticamente il coordinamento raggruppa 21 persone, anche un po' di più di 21, comunque io conto sempre i comuni, dove riusciamo a collegare una rete di 20 persone che appartengono a 21 comuni, quindi non sono tutti, no? Quindi abbiamo due problemi, quello di allargare la rete, quindi speriamo che ci siano anche persone di altre, e poi approfondire, perché non basta essere da Giuliano, e basta essere come siamo adesso in quattro in un comune, bisogna che nel comune si conosca sempre meglio la situazione sanitaria. Allora, cosa abbiamo scoperto? Primo, abbiamo scoperto che improvvisamente negli ultimi due anni in tutti i comuni, quelli 21, si sono aperti ambulatori, centri privati, molto, molto improvvisamente. Poi abbiamo scoperto che nel nostro territorio mancano 99 medici di base. Sono andati in pensione e non sono stati sostituiti, e a noi non va bene la soluzione che ha, diciamo, promesso la Regione, che è quello di aumentare i pazienti che uno di più uno si può interessare. Addirittura alcuni hanno 2.000 pazienti, ma non è possibile seguire 2.000 pazienti. Quindi, le persone si mobilitano per avere il loro medico di base, perché è molto più difficile, secondo me, in una situazione come la nostra, dove ci sono paesi piccolini, distanti uno dall'altro, perché uno a Milano può prendere un tram, può prendere un metropolitano, ma quando uno abita, non so, per esempio a Vittorio c'è l'ospedale, comunque quando uno abita in un paesino come Bresano e non c'è il medico, non ci sono neppure i trasporti per andare, perché i trasporti sono tutti milanocentrici, uno ha il pullman per andare a Milano, ma non magari per andare nell'altro, diciamo, posto vicino dove. Quindi questa è una cosa gravissima. Poi l'altra cosa, le liste d'attesa.
noi monitoriamo ogni due mesi le liste d'attesa, perché questo lo dico, in tutte le ASST c'è una specie di report diciamo, ufficiale. Queste liste d'attesa io vorrei fare comunicare a tutti questa cosa che dobbiamo chiedere per l'orchestra, come fanno a elaborare quella lista d'attesa lì, e già se voi lo guardate sono liste d'attesa tremende, perché ci sono visite che in qualche posto non si possono tenere a meno che tu non hai la macchina e vai nell'ospedale centrale. Allora, il metodo, il metodo con cui si fanno questi report ufficiali è un metodo che io vorrei contestare, ma non lo mettono per iscritto da nessuna parte. Come fanno a ottenere queste liste? Loro a campione scelgono 4-5 giorni all'anno, no? In cui tabulano tutte le richieste che vengono fatte a tutti. Vengono contate solamente le richieste andate a buon fine, cioè se io dico la visita pneumologica e mi dicono tra 8 mesi e io dico no, grazie perché vado da un'altra parte, vado alla privata, no? Loro non la contano. Quindi loro questa cosa praticamente fa uscire delle tabelle che già sono gravi. Se uscisse questo metodo di tabulazione sarebbero gravissime, non solamente in alcuni CUP già ti dicono che puoi andare all'ospedale privato. Questo non va assolutamente bene, perché loro devono gestire solamente le cose pubbliche. Allora, medici, e poi appunto c'è il problema di cosa succede nei reparti che sono stati messi a disposizione del Covid. Allora la tendenza dell'ospedale di Melegnano è che alcuni reparti si possono anche chiudere e trasformare oppure dare in appalto ai privati. Per esempio c'è, a Vapri o a Trezzo, un reparto di riabilitazione che è da una parte pubblico, ma però una parte è stato dato al privato. Nello stesso edificio, quindi a un certo punto uno va lì e magari non sa neppure dove gli fisseranno la cosa. Quindi, concludendo tutto, noi adesso riprendiamo la nostra mobilitazione, perché è importante fare poi assemblee e comunicare le cose che ci diciamo noi in tutti i territori, perché o le persone capiscono che siamo veramente a una svolta molto grave. L'ultima cosa che volevo dire sulle cose della salute: io ho letto le schede della Legione, e andate all'ultima scheda, la 17. La 17 dice che a Milano possono essere fatte 15-20 case della salute date ai privati. Leggete cosa dicono di queste case della salute e come vorrebbero, che è una cosa gravissima. Perché io ho fatto il calcolo che nella città di Milano dovrebbero esserci in tutto 30 case della salute, se già nella scheda c'è scritto che 15 possono essere date al privato, penso che dobbiamo preoccuparci e soprattutto mobilitarci. Grazie. Grazie Giovanna. Allora adesso ancora un paio di interventi veloci. Una pesquisa di Angelo Barbato e poi le conclusioni di Vittorio Noi. Resistiamo. Il prossimo è Giuseppe dello Slar. Si sente anche con la mascherina? Sì, si sente. Dico delle cose molto veloci. Io sono un operatore sociosanitario che lavora all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e sono qui oggi per porre alcune questioni. Parto dalla questione che condividiamo molte delle cose dette, però per realizzarle, per praticarle, diffonderle, bisogna
fare chiarezza. E lo faccio da una postazione, quella degli operatori sanitari, tutti quanti, dai medici a quelli degli appalti, che sarebbero gli addetti alle pulizie, ristorazioni e quant'altro. Perché bisogna contemplare anche quelli. Allora, da questo punto di vista, manca in queste mobilitazioni, così come è mancata nella prima, la voce degli operatori sanitari, o perlomeno hanno subito un attacco con una narrazione tossica che si definiva eroi, ci hanno tappato le ali, mentre ci facevano lavorare a mani nude come carne da macello. Passata questa onda, perché c'era tutti da stare insieme, non solo si sono dimenticati, e questo purtroppo ha fatto breccia anche in altri ambiti, non quelli governativi e quant'altro, e oggi gli operatori sanitari subiscono l'ennesima violenza, che è quella che, a fronte del fatto che dovevano essere affrontate tutta una serie di cose dette allora al governo Conte II, che doveva commissariare Regione Lombardia come da decreto, in una pandemia questo è dovere di qualsiasi collega, e siamo in una pandemia, come la pandemia veniva negata, per cui i lavoratori sanitari si sono infettati, hanno infettato i loro cari, le loro relazioni sociali, dopodiché non è arrivato nessun aiuto, e di questo c'è la ripresa. Oggi si nega, e quindi si fa un attacco alla scienza. Lo ricordo qua che sono presenti molti addetti ai lavori, da medici a infermieri e quant'altro. Visto che è il dibattito dell'oggi e che questo influisce anche sulle tante proposte che ho sentito qui oggi ci vuole un'imposizione della obbligatorietà dei vaccini, che sono sicuri contro tutte le bufale che girano. Ricordo soltanto una cosa, visto che siamo quasi all'anniversario delle vaccinazioni antivaiolo con metodo Sapin, e che venivano vaccinati anche i bambini, fu fatta di massa, fu debellato il vaiolo, quindi questo per attaccare tutte le bufale che oggi stanno anche dentro il governo, visto che ci sta Salvini e quindi la Regione Lombardia. Allora, questo per dirci che i lavoratori della sanità si ritrovano anche con la scusa del green pass aziendale per entrare in mensa e tutti i giorni a dover lavorare con negazionisti a cui poi i sindacati confederali gli concedono una cosa che, visto che molti di noi hanno ricordato nelle settimane scorse in prima strada il principio che il diritto è uguale per tutti, se no è un privilegio per pochi, e quindi richiamandosi alla Costituzione, alla libertà di vaccino, di vaccinarsi o meno, a lavorare come tobelliamo. Ma potremmo fare anche 3, 4, 5, 10 dosi, le varianti, e questo scientificamente lo sanno, variano e saranno sempre più aggressive. Quindi il problema è oggi. La chiarezza è, perché visto che sono state dette alcune cose, le puntualizzo. Sapin non depositò la questione del brevetto, e quindi questo può aiutare la campagna per poter imporre le vaccinazioni di massa che tutelino tutti, non solo gli operatori sanitari, ma a livello sociale. E scusatemi, anche a livello globale, perché questa cosa è così. La seconda questione è nessuna illusione, lo dico chiaramente
a chi visto che siamo tornati elettorali. Ebbene, nel governo ci stanno tutti oggi con Draghi. E quello che non hanno fatto, cosa abbiamo visto in Regione Lombardia? In Regione Lombardia nessuno ha messo in dubbio il disegno criminale che in questa regione ha 34.000 morti, che chiedono vendetta, come giustamente chiedono i familiari, ma come chiediamo anche noi, perché anche noi ci siamo ammalati. E oggi hanno introdotto, non solo per gli operatori sanitari, il discorso del non riconoscimento dell'infortunio Covid. Solo quello nel 2020. Oggi, visto il negazionismo che impera in questo paese, a cominciare dal governo, Salvini in testa, questa è una delle problematiche. Quindi dico, personalmente non ho difficoltà a definire che quello che è stato fatto in questa regione è un crimine, ma non lo dico io, lo dicono i fatti e lo dicono ad alta voce come l'hanno detto i familiari. E l'altra questione è quella che da questo punto di vista possono avere un risultato, e io dico che questo è possibile se da questo punto di vista uniamo le forze. Per quanto mi riguarda, come organizzazione sindacale, come settore specifico, queste le poche cose che ho detto e altre cose sono quelle, ma perché non lo richiedono lavoratori che non sono nemmeno iscritti al sindacato, non nemmeno sono sindacalizzati. I lavoratori della sanità devono prendere la parola e lo faremo a partire dallo sciopero dell'11 ottobre. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Lanzani, medico di medicina solidale, qualcuno di voi forse conosce un'esperienza che c'è stata a Milano, unica per 6 mesi. Unica, metto la mascherina per rispetto al microfono, a quelli che vengono. Adesso mi senti, sorella? Perfetto. Allora, l'esperienza del tampone sospeso, unica in Italia, ovvero che insieme alla Aria Soccorso Rosso e Medicina Solidale, guardo Matteo che è vicino a me, abbiamo condiviso questa esperienza. Però questo è un punto. A questo punto io ho sentito molti interventi e vorrei dare un contributo diverso. Non si sovrapponga. Io vedo questo, c'è un'equazione. La salute è servizio alla persona, questo ci va bene, c'è l'articolo 32 della Costituzione e mille altri argomenti che abbiamo visto come contraddizioni. Ma questo non è la realtà, perché ora la salute è al servizio di Big Pharma, cioè è al servizio del profitto. Se ci fate caso, tutte le questioni che sono state sollevate sono punti, ad esempio, come si può dare una convenzione in sostituzione a dei privati e permettere che i privati contemporaneamente facciano attività private. Risultato, appuntamento pubblico dopo un anno, appuntamento privato dopo un giorno e così via. Non solo. Ma lo stesso concetto di salute e di malattia ormai è forgiato da Big Pharma, per cui c'è un elenco di non malattie che vengono pompate da dei media succubi, complici di questa realtà, generando continui allarmi, allarmi che generano ansia e il ricorso ad un servizio che poi non sarà pubblico, ma sarà privato. Talvolta inutile, talvolta. Allora, quello che noi dobbiamo fare è trovare un'aggregazione di tutti questi movimenti, di queste attività, riuscire a unificarle in un progetto
che riporti il concetto di salute non al servizio di Big Pharma, ovvero del profitto, ma di tutti noi, di noi cittadini, di noi persone. Questo è sancito dalla Costituzione, questo è sancito anche da argomenti apparentemente più lontani. E voglio ricitare Gino Strada, una perdita immensa, perché al di là che è medico di pace contro ogni guerra, Gino Strada ha sempre sostenuto, insieme ad Emergency, al personale sanitario, ai volontari, ai sottoscrittori, e molti di noi in qualche modo sono collegati a questa realtà, salute pubblica, universale e gratuita. Se noi concediamo su questi tre punti anche un minimo cedimento, stiamo perdendo il diritto alla salute. Dobbiamo essere consapevoli che a Grottosoglio, piuttosto che in zona 6, piuttosto che a Varese, ogni volta che c'è un provvedimento che va a ledere questi tre punti fondamentali, che sono uniti da una ideologia di profitto. L'ideologia di profitto c'è. Siamo noi che dobbiamo contrapporre una azione generale, globale, ideologica, che è una bella parola, che comunque viene usata per frammentarci con gradualità, facendoci perdere il diritto alla salute. Quindi dobbiamo organizzarci in un movimento che comprenda queste cose: il diritto alla salute gratuita, universale, pubblica e al servizio del cittadino e non al servizio di Big Pharma. Grazie. Prima di dare la parola al Ministro di Consiglio, io do un'informazione che può servire a tutti per capire che cosa è stata e che cosa è tuttora la privatizzazione della sanità in Lombardia. Martedì 15 dalle 14 alle 16:30. Giorno 15 è mercoledì, dalle 14 all'Istituto Mario Negri, la professoressa Maria Elisa Sartor, che ha scritto questo libro, La privatizzazione della sanità lombarda dal 1995 al Covid-19, terrà un seminario a illustrare i contenuti di questo libro. Chi vuole leggere il libro lo legge, però sono 560 pagine. Io credo che la partecipazione al seminario della professoressa Sartor sia una bella occasione. Il seminario si può seguire in streaming, tutti quelli che sono nella mailing list del coordinamento Vice 32 hanno ricevuto o riceveranno il collegamento per poterlo seguire. E credo che mi trovi al mio letto, che conosco tutti. Intanto buongiorno a tutti e a tutti. Prima di tutto una notizia che per me è importante, spero possa essere utile per tutti. Venerdì prossimo rincomincia 37.2 a Radio Popolare. Questa volta sarà il venerdì, l'orario rimane sempre solito, 10.35-11.30, e da lunedì, quindi dopodomani, è riaperta. Quindi segnalazioni di disfunzioni, diritti non rispettati, denunce, oppure anche segnalazioni di esperienze positive possono arrivare a mail, noi faremo di tutto per parlarne. Questa è la prima notizia. La seconda questione, prima di parlare della tematica specifica lombarda, io vorrei ricordare che la questione dei vaccini è tutt'altro che chiusa. Adesso tutta la discussione è sulla vaccinazione dei corpi. Io mi limito a dire che se non si vaccina anche il resto del mondo, il rischio
non tra sei mesi, ma che tra due e tre mesi arrivino delle altre varianti, Kappa, Epsilon, Lambda, tanto per citare quelle che già stanno girando, è grosso e noi non sappiamo se i vaccini di cui allora disporremo saranno in grado o meno di contrastare queste varianti. Allora, rilanciare la lotta contro i brevetti per una moratoria triennale dei brevetti relativamente a vaccini, kit diagnostici e know-how sui vaccini è fondamentale. E il nostro ruolo, purtroppo, in questa battaglia è centrale, perché tutto il mondo guarda quello che facciamo in Europa, perché siamo rimasti con la Svizzera e il Giappone gli unici a difendere fino in fondo Big Pharma e a opporci alla moratoria. La cosa gravissima è che lo fanno in nome nostro, cioè la Commissione Europea ci rappresenta. Possiamo tenere delle cose? Sì. 48 ore fa il governo australiano, che appoggiava Big Pharma, che era un partner importante in questa lotta a fianco e sostegno dell'Unione Europea, ha cambiato posizione sotto la spinta dei movimenti per i diritti umani e ha dichiarato il proprio appoggio alla proposta di India e Sudafrica di una moratoria. Ci sarà una tappa intermedia a metà ottobre, la decisione alla fine decisiva sarà assunta dal 30 novembre ai primi di dicembre nella ministeriale annuale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè la riunione più importante dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E lì o si decide per la moratoria o il capitolo moratoria è archiviato. La logica con cui contrastano la proposta di moratoria, guardate che è identica a quella con cui tagliano il Servizio Sanitario Nazionale e lo privatizzano. Il ragionamento che fanno è semplice: si cancellano dei diritti, il diritto alla salute, e si lascia spazio all'elemosina e alla carità, perché di questo si tratta quando il nostro ministro della sanità, sorridendo tutto contento perché hanno approvato il patto di Roma, dice: manderemo i vaccini nel sud del mondo. Significa che tengono i brevetti, che calpestano i diritti e che poi fanno un po' di elemosina. E come fanno l'elemosina? In base ai propri interessi. Notizia di 24 ore fa che l'Italia donerà dei vaccini al Vietnam e il Ministero, come l'ha annunciato, abbiamo individuato il Vietnam perché è un partner commerciale strategico per l'Italia. Allora, se la logica è questa, vuol dire che andiamo avanti a condannare a morte milioni di persone. Io sono in totale sintonia con la dichiarazione di Don Luigi Ciotti, che a fine del G20 ha detto: è una dichiarazione di guerra. Non si uccide solo con le armi, si uccide anche con questo tipo di decisioni. E noi siamo tra quelli che uccidono, perché tra le 10 nazioni indicate dall'OMS che hanno acquistato il 75% dei vaccini prodotti al mondo, tra queste nazioni ci sta anche l'Italia, anche il nostro paese. E da noi hanno cominciato a uscire ieri, e quindi c'è una regia, c'è una regia, perché ieri non c'era stato nulla rispetto al tema che vado a trattare. È uscito, sono cominciato a uscire ieri su diverse testate degli articoli che spingono per andare addirittura a vaccinare i bambini dai 5 ai 12 anni. Allora, da un punto di vista di sanità pubblica, di epidemiologia, di sanità globale, siamo alla follia, oltre al fatto che non ci sono trial, sperimentazioni su quello che accade e via dicendo. La priorità oggi è il vaccino nel sud del mondo, nei paesi poveri. Ovviamente questa è la priorità per noi, la priorità per l'azienda è invece
continuare a vendere vaccini nel mondo ricco, nel mondo che paga. E non è un caso, perché così capiamo che cosa ci attende, che tra una variante e l'altra, ad Israele hanno fatto la terza vaccinazione e stanno discutendo della quarta. Non si può andare avanti in questo modo. Cioè, noi cosa continuiamo a fare? Delle vaccinazioni ogni 6 mesi, ogni 9 mesi, perché si sviluppano delle altre varianti che non vengono bloccate perché non vengono dati i vaccini a sud del mondo? Così il dato che di là muoiono di fame, di là muoiono di Covid perché non c'è ovviamente il vaccino, e qua aumentiamo il numero dei poveri, degli indigenti, perché lo Stato spenderà cifre incredibili per continuare ad acquistare ogni anno nuovi vaccini. È quello che voleva Big Pharma, no? Che diventi endemico, e su questo faremo degli affari incredibili. Ecco perché bisogna andare avanti a sostenere la campagna, a firmare nopronfitonpandemic.eu/it facendolo girare. So benissimo che con le firme non risolviamo le cose, ma le firme su questo, che è un ICI, un'iniziativa istituzionale, obbliga la Commissione europea a mettere questa all'ordine del giorno di Parlamento, Consiglio, Commissione, votare e prendere delle decisioni. Voltiamo pagina. Qui, scusate, uno si chiede alla fine, non voglio insultare nessuno, ma se è un problema di intelletto o è un problema di interessi inconfessabili? Credo che per rispetto delle persone di cui parliamo dobbiamo parlare della seconda ipotesi. E mi riferisco alla nostra giunta regionale, mi riferisco a chi decide le sorti della sanità lombarda. Se dopo 30.000 morti, in quello che viene presentato come uno dei servizi sanitari migliori del mondo, da loro, 30.000 morti, se ad oggi, che siamo alla terza ondata, se la regione Lombardia fosse una nazione come voleva Bossi, saremmo al secondo posto come numero di decessi per Covid in relazione agli abitanti. Ci ha superato unicamente il Perù. Ma c'è qualcuno che vuole fare un esempio tra servizio sanitario del Perù e servizio sanitario della Lombardia? Allora dobbiamo chiederci come è avvenuta questa cosa. E in generale, ci poniamo la domanda perché siamo tra il nono, forse siamo diventati il decimo, ma cambia poco, posto l'Italia adesso, non la Lombardia, come numero totale di morti per Covid. Guardate che i media hanno continuato a parlare dei morti in India, sono 450.000 quelli ufficiali, quindi poco più di 3 volte l'Italia, ma l'India è una popolazione 23 volte superiore all'Italia. Ammettiamo anche che molte morti non siano segnalate, passeranno a 1 milione, ma rispetto ai nostri, rispetto alla popolazione, siamo sempre avanti noi. Allora qualcosa non ha funzionato, e noi lo sappiamo, non ha funzionato una sanità centrata totalmente sul profitto e centrata sul privato. Non ha funzionato la famosa legge 23 approvata con la giunta Maroni nel 2015 in conseguenza e in perfetta continuità con le leggi di Formigoni. E su questo tutti quelli che sono intervenuti hanno detto cose importantissime. Io mi pongo solo una domanda, ma dopo tutto questo, dopo che hanno l'obbligo di rivedere la legge, hanno il coraggio di dire che le case di comunità, le strutture che devono intervenire sul territorio di prevenzione possono essere affidate ai privati? È una follia! Avete mai visto il privato interessato alla prevenzione? Per il privato la prevenzione non solo è di zero interesse, ma è una qualcosa che va cancellato, perché per il privato la prevenzione è un concorrente, perché il privato in sanità guadagna sulle malattie e sui malati. È ovvio, è banale, se tu fai funzionare bene la prevenzione diminuisci i malati e le malattie, quindi diminuisci il business del privato. E invece la regione pensa che si possano affidare le strutture di prossimità e le strutture di prevenzione al privato. Io credo che questa sia veramente una cosa folle. E allora che ne facciamo? Le domande che poniamo a tutti i nostri candidati sindaci, a dire, ma se voi diventerete sindaci, porrete il problema che le case di comunità, le case di, le strutture di prossimità sul vostro territorio
debbano essere pubbliche. Vi opporrete alle decisioni della regione sul vostro territorio e gli chiediamo, farete valere il ruolo che la legge 833 nazionale ancora vi affida come responsabili ultimi della salute dei vostri cittadini? E gli chiediamo, chiederete di contare nella gestione delle strutture sanitarie territoriali, strutture che noi riteniamo debbano essere ripetute alle SST e cancellate dagli ATS, e renderemo pubbliche queste e altre domande che rivolgiamo ai candidati sindaci, le renderemo pubbliche prima delle elezioni, per vedere, perché questo poi ci dà la possibilità di controllare quello che coloro che saranno eletti faranno come sindaci, perché il territorio e i loro rappresentanti devono avere un ruolo importante. E anche un ruolo importante su un altro aspetto. Stiamo parlando di Milano. Non stiamo parlando, col massimo rispetto, di un paesino in una nazione del centrale. Ma è possibile che ci siano quartieri di Milano che non hanno sufficienza dei medici di famiglia? Ma è possibile che dobbiamo arrivare a 1.800-2.000 persone seguite per ogni medico? È impossibile! E la situazione è destinata a peggiorare tra chi va in pensione e chi non c'è più. Allora, anche qua, noi chiediamo ai candidati sindaci, siete disponibili a battervi a fianco di noi perché cambi la legislazione sul reclutamento dei medici di famiglia riguardo ai vostri cittadini? Siete disponibili a farvi portavoce presso la regione e presso il ministero di questo tema oppure no? E ancora, vogliamo chiedere ai sindaci due cose ancora, tre cose voglio ricordare. Primo, siete disponibili a integrare i servizi sociali che dipendono dal comune con i servizi sanitari e sociosanitari che dipendono dalle strutture sanitarie, per evitare che il cittadino debba rimpallare da una parte all'altra senza sapere a chi rivolgersi e per costruire una rete di assistenza? Altra questione, siete disponibili in che modo, però candidati sindaci ce lo dovete dire concretamente, a unire l'intervento sulla salute dal punto di vista sanitario all'intervento sull'ambiente? Vi occupate della salubrità dell'aria? Vi occupate di quello che avviene nel vostro territorio? Siete disponibili a rendere pubblico ogni settimana i dati relativamente all'inquinamento della vostra città? Fate da canale di comunicazione tra queste strutture che devono sorvegliare l'ambiente e le SST e la regione, oppure ve ne frega. E questo ovviamente ha anche delle conseguenze sulle scelte. E l'ultima richiesta che facciamo ai sindaci, l'ho lasciata per ultima, perché alla fine forse è la più importante. E in questo caso siamo a Milano, ma dobbiamo dirlo, anche con un atto di riconoscimento verso altri. Facciamo a Milano quello che hanno fatto a Napoli. Vogliamo una consulta sulla salute riconosciuta ufficialmente dall'ente locale, cioè dai comuni, una consulta che raccolga le associazioni che lavorano su questi temi e che abbiano il ruolo istituzionale di poter presentare agli assessori, alla giunta, in consiglio comunale i dati che raccolgono, e che dentro questa consulta ci siano persone che in rappresentanza della consulta abbiano il diritto di entrare nelle strutture sanitarie, chiedere i documenti, vedere come lavorano in modo tale da renderli pubblici. Si chiama partecipazione popolare, si chiama controllo su dei servizi che ci riguardano tutti, perché riguardano la nostra salute. Allora, i candidati sindaci devono rispondere a queste domande, le rendiamo pubbliche e dal giorno dopo che saranno eletti noi presenteremo una lista, dire avevate detto che vi impegnavate su questo e ora non siamo qui a vedere cosa fanno. Ovviamente diciamo già prima che quelli che risponderanno negativamente a queste proposte non avranno il nostro, è un ruolo io credo importante di protagonismo. Ultima cosa. Stiamo discutendo di una cosa,
rischiano di approvare la legge regionale, che va nella direzione che è stata spiegata fino adesso. Avete visto che noi tutti qui, ormai abbiamo una grande competenza. Avete sentito interventi non ideologici, precisi, mirati. Noi dobbiamo, in un mese e mezzo, diffondere il più possibile questa conoscenza, che va tradotta con parole diverse da quelle utilizzate oggi se parli con una persona che passa per strada. E puntiamo, probabilmente sabato 23 ottobre, se non sbaglio la data dovrebbe essere sabato, a una grande e enorme iniziativa in piazza Duomo che ricalca il 20 giugno del 2020, prima che vada in discussione in modo definitivo la legge in consiglio regionale, di protesta e di proposta su tutte le cose di cui abbiamo discusso e parlato oggi. Piazza Duomo deve essere piena, dobbiamo avere migliaia di persone, segneremo le distanze, segneremo per terra, chiediamo l'autorizzazione al comune per Piazza Duomo e alle istituzioni con grande anticipo, ma dobbiamo organizzare qualcosa che preveda il protagonismo e la partecipazione popolare. E inviteremo tutti, forze sociali, sindacali, forze politiche, la piattaforma è questa, quella che è venuta fuori oggi, chi la sottoscrive ovviamente sarà benvenuto in piazza. Ecco, adesso io ho anticipato una data di cui collettivamente abbiamo cominciato a discutere, quindi non me la sono inventata, dobbiamo verificare questioni tecniche, ma l'idea è comunque prima di novembre, prima della discussione in consiglio regionale, che ci sia questa iniziativa. Io ringrazio tutti per la presenza, per la partecipazione. Guardate che tutti i sondaggi che sono fatti su quali sono i temi di maggiore importanza per la nostra popolazione, tutti li mettono al primo posto la salute. Quindi abbiamo un grande compito, ma forse dopo anni per la prima volta ci si apre un grande spazio su questo tema e anche poi per mandare a casa la giunta regionale.